Sembra una sepoltura. In mezzo alla strada. Cocchiere, che cos'è? È un funerale, signorina. La gente qui ha paura dei ladri dei corpi umani. Quindi scava le tombe in mezzo alla strada, dove c'è sempre un andirivieni di persone. Beh, le nostre Indie occidentali ti si sono presentate nel loro splendore. Sa dirmi per caso dov'è l'abitazione del signor Beaumont? Zombie! Andate! Avanti! Ho avuto la sensazione di avere delle mani che mi afferravano! Hai corso in quel modo. Avremmo potuto ammazzarci tutti. Per sfuggire al peggio, signore. Potevamo essere catturati. Catturati? Da chi? Da quegli uomini con cui hai parlato? Quelli non erano uomini, signore. Erano morti viventi. Morti? Sì, signore. Zombie. Morti viventi. Cadaveri prelevati dalle loro sepolture e messi a lavorare di notte. Come schiavi nei campi. Guardate! Stanno arrivando! Guarda! Guarda!
Mi scusi, la prego. Ha un fiammifero? Vi ho spaventati. Mi dispiace, sono piuttosto orribile, suppongo. No, lei non c'entra niente. È successa una cosa strana lungo la strada. Ci siamo fermati e abbiamo parlato con dei tizi. Poi il nostro cocchiere ci ha detto che non erano uomini, ma che si trattava di cadaveri. Proprio così. Cadaveri? Lei sicuramente non ci crede, vero? Ah. Beh, non lo so. Haiti è piena di scempiaggini e superstizioni. Sono sempre implicati in tanti di quei misteri da far venire i capelli bianchi. Sono stato missionario qui per 30 anni. E a volte non so cosa pensare. Su, venite, entriamo. Oh, sì, vieni, cara. È questa la locanda Beaumont? La aspettavamo, dottor Brice. Sì. Io sono stato mandato per sposare non so chi. Forse loro. Oh, mi scusi tanto, mi scusi. Da quanto tempo conosci il signor Beaumont? Oh, sono solo pochi giorni. Madeleine me l'ha presentato quando eravamo a Port-au-Prince. Uh-huh. E lei? L'ho conosciuto sulla nave proveniente da New York. È stato molto gentile durante il viaggio. Madeleine e io pensavamo di sposarci appena lei fosse arrivata, ma il signor Beaumont ci ha convinti a venire qui. E ha promesso di sottrarmi alla banca di Port-au-Prince e di inviarmi a New York come suo agente. Oh. Strano. Molto strano. Lei... Vado a dire al signor Beaumont che siete qui. Sì. Va tutto bene, vero, dottore? Oh, credo di sì. Vede, io ho incontrato il signor Beaumont sì e no un paio di volte, ma non mi è mai sembrato il tipo da prendersi la briga di fare da padrino a una coppia come voi. A meno che... A meno che cosa, signore? Suppongo pensiate che io sia un vecchio pazzo intrigante, ma sarei più tranquillo se lasciaste questo posto dopo il matrimonio, non avendo più niente a che fare con il signor Beaumont. Sono arrivati sia i due giovani, signore, che il dottor Brillner. Li ho fatti accomodare nella sala d'aspetto. Fagli vedere le stanze e di che sono uscito. Va bene. No, aspetta. Forse è meglio che li veda. Può sembrare strano altrimenti. Infatti, signore. Tanto più che il dottor Brillner è piuttosto scettico circa le sue motivazioni, signore. Non ti preoccupare delle motivazioni. E l'altra persona non si è fatta ancora sentire? No, signore, non ancora. È in ritardo di 24 ore. Vorrei che si tenesse alla larga da quell'uomo, signore. Lei non sarà d'accordo, ma quello che sta progettando è pericoloso. Non credere che non lo sappia, Silver. Tu non ti rendi conto di cosa significhi quella ragazza per me. Sono pronto a sacrificare tutto quello che ho al mondo per lei. Nulla ha più senso se non posso avere lei. Credo che Haiti vi piacerà, sapete? Come alla maggior parte dei... Oh! Madeleine! Sono così felice di vederla. Neil, lei è più che benvenuto. Grazie, signore. Dottore, è stato gentile a venire nonostante i suoi impegni. Oh, no, si figuri. C'è una famiglia originaria qui che sto cercando di vedere da molto tempo. Dopo che questa coppia sarà felicemente sposata, andrò via. Ma non vuole restare a cena neanche dopo la cerimonia. Oh, no, no. Devo proprio andare. Oh, che peccato. Abbiamo preparato una cenetta speciale per l'occasione. Madeleine è stata molto carina ad assecondare il capriccio di un'anima solitaria. Per i preparativi c'è stato così poco tempo che sono riuscito a fare metà di quello che avevo programmato. Si figuri, in realtà lei ha già fatto abbastanza, signor Beaumont, e per una persona sconosciuta. Ci ha resi così felici dando a Neil un posto negli Stati Uniti. Neil? Sì,
Sì, infatti. Oh, sì, certo, sono sicuro che Neil sarà un agente molto bravo. Ma sarete stanchi per il viaggio, ora vi dovete riposare. Silver! Silver vi mostrerà le vostre stanze. Di qua, prego. Felice di rivederla, signor Beaumont. Prego. Si accomodi. Prego. Mi scuso per averla fatta aspettare, signore. Ma sono stato in viaggio a cercare uomini per il mio mulino. Uomini? Lavorano con diligenza. Non si preoccupano minimamente dell'orario lungo. E lei... lei potrebbe usufruire di manodopera come questa mia nella sua piantagione. No. Non è questo che voglio. Allora vuole forse parlare della giovane donna che è venuta a casa sua questa sera? L'ha vista. E quando? Lungo la strada stasera. Ah.
C'era anche un giovanotto con lei. Si sposeranno stasera. Ho aspettato troppo a fare qualcosa. Che cosa vuole che io faccia? Se la ragazza sparisse per un mesetto. E cosa spera di ricavare dalla sua sparizione? Ogni cosa. Ogni cosa. Pensa che riuscirebbe a dimenticare il suo innamorato in un mese? Mi dia solamente un mese. Un mese soltanto. Né in un mese, né in un anno. Mi dispiace. Io l'ho guardata negli occhi. È follemente innamorata. Ma non di lei. Quei due si sposeranno entro un'ora. Ci deve essere qualcosa da poter fare. C'è qualcosa. E c'è un prezzo. Un prezzo gravoso. Mi dia quello che voglio. E potrà chiedermi di tutto. Questo. Oh. È solo una piccola goccia, signor Beaumont, in un bicchiere di vino. O magari in un fiore. Su, avanti, lo prenda. Abbiamo poco tempo. Guardi che deve fare la sua parte se vuole che io l'aiuti. No. Lo tenga, signore. Lo tenga. Nel caso che possa cambiare idea. Me lo faccia sapere quando l'avrà usato. Troverò un altro modo. Non c'è nessun altro modo. Fanno così per cacciare via gli spiriti maligni. Chiudi! Chiudi! Ecco, signorina. Io l'amo, Madeleine, più di qualsiasi altra cosa al mondo. In questo momento ho di fronte o il paradiso o l'inferno. Può sollevarmi fino al paradiso o può distruggere la mia vita per sempre. Fa ancora in tempo, cara. Posso fare di lei l'invidia di ogni donna. Farei di tutto pur di renderla felice. Mi dia retta, cara, prima che sia troppo tardi. No, per favore. Non lo faccia, tesoro. Possiamo arrivare a Port Prince in mezz'ora. C'è una nave che salpa a mezzanotte. No, oh, lei è stato davvero meraviglioso. Perché vuole rovinare tutto proprio ora?
Siamo riuniti congiuntamente qui al cospetto di Dio e di fronte a queste persone per unire quest'uomo e questa donna nel sacro vincolo del matrimonio. Ripetete con me. Che serata incantevole. Un brindisi alla sposa, regina della bellezza. Volentieri, milord. Lascia per me un tenero bacio in questo bicchiere. Bella zingara, implora la mia fortuna. Che cosa vede nel bicchiere? Ci vedo gioia e felicità. Ci vedo amore, ben più di quanto ne meritiamo. Questo è tutto? No. Inoltre vedo... Inoltre vedo morte. Morte? Madeleine, che ti succede? Madeleine, mia cara, ti prego. Pensa che sia successo. Ti prego, ti prego. Madeleine. Madeleine, moglie mia. Moglie mia. L'indulgenza di nostro Signore e Salvatore, l'amore di Dio e la benevolenza dei Suoi angeli siano con noi per sempre. Amen. Me.
Guardi! Zombie! Sì! Sono i miei servi. Pensava che avremmo potuto farlo da soli. Quando erano in vita sono stati miei nemici. Ecco Drago, il medico strego, un tempo mio maestro. Ho estorto a lui il segreto. Bonghela, una canaglia, accumulatore di ricchezze, ha combattuto contro i miei incantesimi fino alla fine. Ma con me ha trovato pane per i suoi denti. Sua Eccellenza Richard, un tempo ministro degli interni. Garcia, capo dei briganti. Marchi, capitano della gendarmeria. E questo? Questo è Chauvin. Chauvin il boia, che stava quasi per giustiziarmi. Io li ho dissepolti. Così come vuol fare lei con... con questa donna. E se tornassero in possesso delle loro anime? Mi farebbero a brandelli. Ma questo, amico mio, questo non accadrà mai. Madeleine. Madeleine! 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 Ci sono due spiegazioni, secondo me. O il corpo è stato rubato dai membri di una setta della morte che fa uso di ossa umane durante le cerimonie, oppure... Oppure che cosa? Sua moglie non è morta. Non è morta. È impazzito. L'ho vista con i miei occhi. Il dottore ha firmato il certificato. L'ho vista seppellire.
No, no, un momento. Mi ascolti, non sono impazzito. Ma ho vissuto in queste isole per moltissimi anni. E ho visto delle cose con i miei occhi che mi hanno fatto credere d'essere impazzito. Ci sono superstizioni qui ad Haiti che i nativi si sono portati dall'Africa. Alcune di queste superstizioni sembrano risalire addirittura all'antico Egitto. E anche molto più indietro, in paesi che erano antichi quando l'Egitto era giovane. Sì, ma cosa ha a che fare questo con Madeleine? L'ho baciata quando era distesa nella bara. E le sue labbra erano gelide. Lasci che le spieghi. Mi dia un minuto e cercherò di essere chiaro. Ovunque c'è una superstizione, scoprirà che c'è anche una pratica. Ricorda quello che ha detto il cocchiere la sera che vi ha portati a casa di Beaumont? Riguardo a quegli esseri orribili, intendi sì, dire? Sì. Ha detto che erano cadaveri, presi dalle tombe. Ora mi ascolti bene. Questa è la superstizione. Adesso veniamo alla pratica. Come prima cosa, i predatori di tombe sanno perfettamente dove saranno sepolti i defunti a cui sono interessati. Vuol farmi credere che Madeleine sia stata uccisa affinché qualcuno potesse rubare il suo corpo? Ah, assurdo. Senta, se intende dire che è stato rubato il suo corpo, sì. Ma si tratta del suo corpo, non del suo cadavere. Spero che lei non intenda dire che sia viva nelle mani degli indigeni. Oh no, meglio morta che questo. Mi scusi, la prego, ha un fiammifero? Grazie. Lei non crede a quello che ha detto, vero? Vede? C'è stata un sacco di gente che è stata dichiarata morta, che si è risvegliata e che è vissuta ancora per anni. In fondo, se la natura può fare scherzi come questi, perché non si dovrebbero poter fare scherzi con la natura? Ah, non lo so. Il suo cocchiere ha creduto di aver visto dei morti camminare. Errore. Quelli che ha visto erano uomini vivi e vegeti, tranne qui. E questo... Questo... Tutta questa faccenda mi ha talmente confuso... Non riesco proprio a seguirla. Oh, non se la prenda. Non se la prendo. Sto cercando da anni di arrivare in fondo a questa storia. Per separare, come direbbe lei, i fatti dalle fantasie. La legge. La legge di Haiti ammette la possibilità che si possa essere seppelliti vivi. È qua, nel codice penale. Ecco l'articolo, glielo leggo. È in francese. Lei conosce il francese? No. Mi scusi, la prego, ha un fiammifero. Sono qua, ecco. Ah, grazie, non li avevo visti. Ora glielo traduco, se le interessa. Articolo 1349. L'uso di droghe o di altre pratiche che provocano un coma letargico o una morte apparente vengono considerati tentato omicidio. Sì. Tentato. Sì, ho capito. Sì? Beh, allora andiamo avanti. Se la persona è stata sepolta viva, il fatto sarà considerato omicidio, qualunque sia il risultato finale. Beaumont. Lei ha detto di non riuscire a capire perché fosse così interessato a noi. Crede che sia stato lui? No. No, non credo che sia stato lui. È opera di gente del luogo. Ma se vuole possiamo andare per prima cosa a casa di Beaumont. Se riuscirò a mettere le mani sull'essere diabolico responsabile di questa faccenda, è certo che farò tremare la terra sotto i piedi a tutti gli stregoni di Haiti. Ma noi non siamo in grado di fare tutto da soli. Le autorità non possono aiutarci. Ah, le autorità? Neil, ragazzo mio, lei non conosce queste isole. Le autorità locali hanno paura di immischiarsi. Io no. Ho degli amici fra questa gente. Mi dicono cose che nessun poliziotto gli può tirare fuori. Essendo un pastore, mi ritengono un mago. Prima di arrivare in fondo a questa storia, potremmo scoprire dei peccati di cui perfino il diavolo riuscirebbe a vergognarsi. Questi stregoni. Thank you.
Madeleine. Accendere la luce nei tuoi occhi. È stata una follia fare ciò che ho fatto. Ma se tu mi avessi anche solo sorriso, avrei fatto qualsiasi cosa per te. Ti avrei dato qualsiasi cosa. Pensavo che la sola bellezza mi avrebbe soddisfatto. Ma è una bellezza senza anima. Non riesco a sopportare questi occhi spenti, fissi. Oh, perdonami, Madeleine, perdonami. Non riesco più a sopportarlo. Io ti devo riportare indietro. Indietro nella tomba, signore? No. Lei deve far tornare la vita nei suoi occhi e riportare il suo sorriso sulle labbra. Deve tornare ad essere allegra e felice. Lei ha dipinto un quadro molto affascinante. Un ritratto che vedrei volentieri io stesso, signore. La faccia tornare com'era. Non è un po' troppo avventato? Signore, come crede che la giudicheranno questi occhi quando la mente sarà in grado di capire? Meglio vedere l'odio nei suoi occhi che quello spaventoso vuoto. Forse lei ha ragione. È un vero peccato distruggere un simile fiorellino. Facciamo un brindisi al futuro di questo fiore. Ci vuole del vino. Silver, portaci del vino. Dobbiamo fare un brindisi. Al futuro, signore. È solo una cosina da nulla, signore. Per il fiore. O magari per un bicchiere di vino. Maledetto! Che cosa hai intenzione di farmi? Ho dei progetti per Madeleine sui quali lei non sarebbe d'accordo.
Devo confessare che avevo una certa simpatia per lei, signore. Silver! Silver! Al futuro, signore. Dobbiamo cercare subito un vecchio stregone che si aggira qua intorno. Si chiama Pierre. Lo conosco da anni. Siamo vecchi amici. So sempre dove trovarlo. Vieni, figliolo. Ci sono spiriti maligni lungo la strada. Ti voglio dare una wonga. E qui ne ho uno per tua moglie. Vai con Dio. Vai con Dio. Giovanotto, è stanco o si sente poco bene? Si riposi. Già. Ascolti, Neil, non ci possiamo permettere che lei si ammali. Perché non si sdraia un po' là? Avremmo una giornata pesante domani. Finalmente Pierre è andata. Siamo soli. Possiamo parlare. È una cosa pericolosa quella che intendi chiedermi di fare? Oh, no, no, ascolta, Pierre. Vedi, siamo vecchi amici noi due. Io voglio proseguire. Torna indietro, prima che sia troppo tardi. Oh, no, sono andato troppo lontano per tornare indietro. Io sono troppo vecchio per poter far tutta la strada con te. Beh, ascolta, puoi trovare qualcuno che venga con noi? I miei conoscenti hanno sempre tanta paura della montagna. Perché? Perché è stata denominata la terra dei morti viventi. Beh, tu ci sei mai stato? Io sono l'unica persona che sia mai tornata indietro viva da là. C'è un uomo dallo spirito diabolico, detto omicidio. Vieni. Così ti potrò dire tutto di questa cosa.
avvoltoi. È proprio come ha detto il vecchio Pierre. Un nugolo di avvoltoi volteggia di continuo sulla casa dei morti viventi. Madeleine, anche lei è là. No. Io devo andare a vedere. Oh, no, 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 Neil, ragazzo mio. Si calmi, la prego, stia giù e si riposi. Per favore. Sarà più in forza domattina. Si riposi. Io vado su a vedere cosa posso fare. Perché è così irrequieta stanotte? Molto probabilmente. Ricorda qualcosa. Per quanto possa saperne io, non ricordano mai niente quando sono in queste condizioni. No. Quindi, mia cara, dobbiamo stare allerta. Non posso più resistere. Devo andarmene via di qui. Lui ti troverà e ti farà quello che ha fatto a lei. Riesce ancora a sentirmi? È un vero peccato che lei non sia più in condizione di parlare. Mi interesserebbe molto sentirla descrivere i suoi sintomi. Vede, lei è
La prima persona a sapere cosa gli sta succedendo. Nessuna delle altre lo sapeva. Lei rifiutò di darmi la mano una volta. Me lo ricordo. Ma ora noi due ci capiamo meglio, non è così?
Madeleine! Madeleine! Madeleine, ti ho trovata. Tu sei viva. Sei viva. Che ti succede? Sono io, Neil. Oh, amore mio. Che cosa ti hanno fatto? Chi è lei? E loro, chi sono? Sono qui per lei, amico mio. Sono angeli della morte. Conosci, tesoro. Sono Neil. Lo potrei giurare. Per un momento l'ha riconosciuta. Oh, Madeleine. Venga, non lasciamolo fuggire. Madeleine, tesoro mio. Neil, io ho fatto un sogno. Mi scusi tanto, la prego. Ha un fiammifero?